L'istituto edile ha 70 anni, però nonostante questo la qualifica di operatore edile è molto recente. Sì, la qualifica di operatore edile è una qualifica gratuita, professionalizzante, che nasce nel 2012, quindi siamo molto giovani da questo punto di vista, una qualifica per ragazzi dai 15 ai 18 anni che si inserisce nel panorama regionale delle qualifiche professionali. È un percorso professionalizzante, dicevo, perché dà la possibilità ai ragazzi di sperimentarsi praticamente sul campo di lavoro. Le qualifiche hanno una durata biennale, i ragazzi in questi 2 anni vengono a scuola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sperimentandosi sia in aula che nel nostro laboratorio costruzioni di 1000 metri quadri e soprattutto in stage. Ci sono infatti 3 o 4 periodi di stage piuttosto lunghi in azienda, dove i ragazzi simulano un'attività lavorativa a tutti gli effetti. Le iscrizioni sono aperte già da qualche giorno e resteranno aperte fino al 6 febbraio. Ci sarà però la possibilità di iscriversi anche a giugno, al termine della scuola per i ragazzi, perché ricordiamo che la qualifica e le qualifiche in generale in Emilia-Romagna sono aperte ai ragazzi che hanno frequentato almeno un anno di scuola superiore. Ecco, diciamo subito, hai citato appunto l'Emilia-Romagna, quindi non solo Bologna. Esatto, noi siamo presenti come istituto edile sia sulla sede di Bologna di Via del Gomito, in zona Fiera, e anche a Panighina di Bertinoro, per cui abbiamo esattamente la stessa qualifica di operatore edile alle strutture sia a Bologna che vicino a Forlì. Ma questa scuola mi ha lasciato molto, ti fa integrare molto bene all'interno del mondo del lavoro, ti fa capire come funzionano le cose. Io ho iniziato qua nel 2012 facendo il primo anno normale con stage. Dopo, all'inizio del secondo anno, ho iniziato a fare un percorso serale per rientrare alle superiori. Dopo che ho preso la qualifica ho continuato anche il serale e per metà anno non ho lavorato. Dopo ho fatto 6 mesi di muratore, poi 3 mesi dello scorso anno li ho fatti in uno studio tecnico come geometra e poi adesso finisco l'ultimo anno fino a luglio. E per il futuro l'IPLE lo porterò sempre dietro, sia per quello che mi ha dato quando ero qua facendo il professionale, sia per il lavoro, perché tutti i lavori che ho trovato sono stati grazie a loro. Coloro sono molto giovani, come riuscite a responsabilizzarli? La prima responsabilità parte da delle cose banali, come può essere anche la manutenzione dei propri dispositivi di protezione individuale, come i guanti, i caschi, le scarpe, oltre che pulizia degli attrezzi, pulizia degli ambienti, il rispetto degli orari e il rispetto di loro stessi fondamentalmente. Cercare tra di loro appunto di creare un gruppo omogeneo che si aiutino a vicenda. Allora, gli effetti benefici dello stage si vedono anche nel comportamento dei ragazzi, nel senso che dopo il mese e mezzo del primo stage, dove le regole imposte da un datore di lavoro piuttosto che le regole imposte dalla scuola vengono molto più sentite dal ragazzo. Conseguentemente li vediamo proprio cresciuti al rientro a scuola da questa esperienza. Ecco perché i nostri studenti fanno tantissime ore di sicurezza a scuola. La sicurezza è una delle materie fondamentali. E, tra l'altro, fatta con professionisti del settore, perché una grandissima differenza con la scuola tradizionale, oltre allo stage che ho già citato, è che i nostri docenti sono spesso professionisti edili. Allora, diciamo che attraverso quello che è poi la mia professione esterna, quindi di progettazione architettonica e ingegneristica, mi sono ritrovata come docente su questo percorso IPLE, soprattutto a insegnare ai ragazzi la lettura del disegno, quindi è importante che gli stessi sappiano leggere una tavola, che molto spesso si ritrovano in cantiere a dover riprodurre fisicamente. E poi è un discorso che chiaramente è correlato con l'attività di laboratorio che loro fanno già all'interno dell'istituto. C'è una stretta correlazione tra la pratica e la teoria e questo è un enorme vantaggio che IPLE, questo istituto, dà ai ragazzi. Stiamo realizzando un prototipo di una villetta
costituita da 4 ambienti interni, corridoio e bagno. E l'abbiamo realizzata con una muratura portante a 2 teste, con mattoni uni. Attualmente stiamo facendo i tramezzi interni e stiamo realizzando in opera i bancali delle finestre. E il percorso di studio all'interno del nostro istituto è costituito da tante ore di laboratorio che si esprimono in 2 giornate alla settimana, 4 ore per volta, in cui al di là delle simulazioni di vere e proprie casette facciamo dei piccoli manufatti con diverse tipologie di mattoni e di materiali per insegnare ad acquisire la manualità giusta per arrivare poi a frequentare degli stage durante gli anni di scuola presso delle aziende. L'istituto per questo gode di stima da parte dei ragazzi, perché è veramente un bel momento sia di crescita per loro umana e professionale. La qualifica di operatore edile li affaccia direttamente al cantiere. Questo non toglie nulla alla teoria che comunque si fa. Il primo problema è far capire ai ragazzi che si possono imparare certe materie, le materie di base in sostanza, in modo meno noioso. I ragazzi che vengono in questi corsi solitamente sono ragazzi che hanno avuto molte difficoltà a scuola, che non amano la scuola. Quindi il nostro obiettivo è di insegnare ai ragazzi a comunicare in modo adeguato nei diversi contesti in cui si trovano. Quindi se devono imparare a leggere, per esempio, è importante che capiscano cosa c'è scritto su un articolo di giornale, cosa c'è scritto su un contratto di lavoro. Si vede molto cinema e si impara a scrivere magari dopo aver visto un bel film che li ha appassionati. Con storia è la stessa cosa. È più importante, per esempio, che i ragazzi, nel caso dell'edilizia, si rendano conto di come è stato attraverso, per esempio, certe lotte sociali degli operai che si sono raggiunti certi diritti, su come la sicurezza è qualcosa che ha comunque una storia e che è la storia che accompagna il mondo dell'edilizia. E il bello di queste scuole è che i ragazzi possono apprendere divertendosi e facendo delle attività diverse da quelle che tradizionalmente hanno fatto a scuola. Ecco, da tutor, appunto, quando è che noti, diciamo, che i ragazzi trovano un po' la loro strada? Perché all'inizio magari cominciano con un'idea di edilizia ampia, come dicevamo, ma quando è che trovano il loro percorso? Quello che notiamo è che il primo anno è proprio d'ingresso a scuola, anche perché abbiamo ragazzi che provengono da diverse nazionalità, per cui l'obiettivo veramente all'inizio è educativo più che formativo, no? Quindi è fare gruppo, è utilizzare didattiche un po' innovative. I ragazzi all'inizio si devono conoscere e una volta che questo lavoro da noi, staff interno, docente, coordinatore e soprattutto docenti, questo lavoro insomma viene svolto, i ragazzi iniziano a sentirsi, come dire, accolti poi in questa scuola che, a differenza, diciamo, delle grandi scuole che ci sono a Bologna, ha 2 classi, per cui se da un lato come dire, i ragazzi sono pochi da un certo punto di vista, perché stiamo parlando di circa 25 ragazzi per classe, è ovvio che c'è un percorso assolutamente personalizzato, individualizzato per ognuno di loro, quindi veramente li seguiamo dall'entrata, dall'ingresso a scuola a quando andranno a lavorare, in modo molto attento e puntuale. Noi comunque sproniamo i ragazzi anche a tornare a scuola, non necessariamente andare a lavorare, perché
sono ancora molto giovani e a volte vengono in questa scuola per ritrovare un po' se stessi, mi viene da dire. Per cui i nostri insegnanti, che sono anche spesso educatori, oltre che professionisti del settore, li aiutano veramente a trovare un po' una strada che avevano smarrito. Una scuola che insegna un mestiere, ma che vi insegna anche proprio a vivere la vita di tutti i giorni, quindi concretamente, vero? Cioè, si fa imparare un lavoro, un mestiere che si vede dopo nella vita. E come ti senti? Cioè, mi sento contento che questa scuola qua ci dà anche un futuro più avanti, qualcosa che abbiamo in mano, che dopodiché possiamo cercare anche il lavoro, che possiamo cercare anche, cioè, imparo a costruire dei muri e a sapere nella vita fare qualcosa, cioè... Insomma, fare qualcosa anche in casa, tipo se si rompe qualcosa, studio aggiustarlo. In pratica, posso dirgli, abbiamo un diploma che ci servirà nella vita dopo. Qualche lavorare anche all'estero, così. E tanta soddisfazione, giusto? Sì. Senti soddisfatto quando vieni qui? Ti senti realizzato? Sì, quando faccio un muro mi sento felice, perché so di saperlo fare. Ecco, un domani come ti vedi? Tra 10 anni, tu come ti vedi? Mi vedo tipo, non so, un professionista che riesce a fare i muri tranquillamente, stuccare tutta la roba. Sempre in sicurezza, quindi sì, apprendete tante cose? Sì, la sicurezza prima di tutto è la cosa più importante in questo lavoro. Ecco, poi c'è da dire che nei laboratori siete anche molto vicini ai compagni, ai docenti. Sì, come sì, sono sì. I rapporti? Ci aiutiamo a vicenda, i rapporti sono buoni, perciò se siamo in difficoltà ci aiutiamo, ci diamo una mano a vicenda. Se hai tra i 15 e i 18 anni e vuoi costruire il futuro con le tue mani, la qualifica professionale di operatore edile alle strutture è quello che fa per te. All'Istituto Edile di Bologna imparerai le competenze di base utili nella vita e nel lavoro. Avrai la possibilità di imparare sperimentandoti direttamente sul campo e utilizzando correttamente le principali attrezzature di cantiere. Nel nostro laboratorio e nelle aziende dove farai lo stage, acquisirai anche le competenze professionali dell'operatore edile alle strutture, che ti faranno entrare nel mondo del lavoro con professionalità. Se vuoi lavorare nel mondo delle costruzioni, costruisci il tuo futuro. Diventa operatore edile alle strutture. Chiama l'Istituto Edile 051 32 76 05 o vai su www.edili.com. La grandissima differenza con la scuola tradizionale è che i nostri allievi si sperimentano con attività pratiche, per cui l'operatore edile in realtà non è solamente il muratore, ma è il cartongessista, è il piastrellista, è il pavimentatore, ma è anche quello che monta i ponteggi, è quello che si occupa di guidare una gru, è quello che guida le macchine movimento terra. L'edilizia per questo è veramente poliedrica e ai ragazzi piace proprio perché non ha un'unica mansione. Si impara qui soprattutto l'arte muraria, l'intonacatura, il cartongesso, l'imbiancatura, però è vero che l'edilizia può spaziare in tantissimi mestieri, questo è quello che interessa a noi. Come si fa? Si fa sia a scuola che in laboratorio, che soprattutto in stage, quindi attraverso un lavoro che si fa in particolare con me, che sono la tutor, che è una figura un po' particolare che non esiste nella scuola tradizionale e che media, no, tra gli allievi, i docenti, le famiglie, i servizi, i ragazzi possono scegliere il percorso di stage migliore per loro. La cosa molto bella che succede è che spesso poi le aziende decidono di assumere i ragazzi validi e in gamba che conoscono in questi 2 anni di scuola. La scuola no, è servita perché alla fine ti insegnano sia le cose pratiche, disegni, cioè le cose un po' da studiare, servono, più gli stage che durano 2 mesi e ti portano a contatto con altre ditte. Anche a me hanno preso 2 mesi in una ditta in stage ed erano contenti loro, solo che vabbè, io avevo mio padre, ho preferito venire in questa ditta qui, lui l'hanno preso subito e molti altri compagni di classe li hanno presi a lavorare, e diciamo che per entrare nel mondo del lavoro è un'ottima scuola questa. Le qualifiche professionali di operatore di alle strutture, sia della sede di Bologna che della sede di Forlì, sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo. Oltre alla qualifica professionale gratuita, abbiamo pensato anche di offrire un servizio gratuito
ai figli dei lavoratori delle casse edili di Bologna. Dal 4 marzo si avvierà presso la scuola, presso l'istituto edile, un servizio di aiuto compiti e ripetizioni in italiano e in matematica per tutti i figli delle scuole medie, dei lavoratori edili. Il martedì e il giovedì in particolare i ragazzi potranno venire qui a scuola e essere aiutati nei compiti pomeridiani da insegnanti che lavorano già nel settore della formazione professionale. Contattateci allo 051 32 7605 per avere informazioni. I corsi in partenza tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2017 presso IPLE sono: per l'area costruzioni, posa del cartongesso per disoccupati o casse integrati di imprese iscritte alle casse edili di Bologna, 80 ore da lunedì 30 gennaio. Per l'area ambiente ed energia, aggiornamento per dirigente rischio amianto, 4 ore dal 31 gennaio. Per l'area macchine e attrezzature, 10 ore per addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili, con e senza stabilizzatori, dal 31 gennaio. Per l'area sicurezza, dal 27 gennaio, aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio. Da martedì 31 gennaio, corso base di specializzazione in prevenzione incendi. Per l'area progettazione e gestione, da martedì 7 febbraio 2017, BIM Academy Bologna, digitalizzazione del flusso di lavoro per la progettazione avanzata di edifici nuovi ed esistenti, 33 ore più 6 ore di esercitazione libera. Per iscrizioni, criteri di selezione, requisiti d'accesso e altre informazioni, potete contattare IPLE e consultare il sito www.edili.com.